vita è una storia che da vecchi si può raccontare con un'altra passione, senza esserci proprio in mezzo. E poi ho ancora tanto da imparare. È vero, la vita è un po' una storia. Possiamo provare a raccontarci quello che ci accade a partire dagli eventi, a partire da come abbiamo provato gli eventi, a partire da come gli altri ci raccontano come è stata vissuta. Ci sono tanti punti di vista diversi. Man mano che gli anni passano, riusciamo a sintetizzare sempre meglio. E il processo che ci porta a conoscerci sempre di più, in qualche modo ci permette di vedere con più chiarezza che cosa io mi racconto di questa storia, che cosa gli altri mi raccontano. E invecchiando possiamo cominciare a vedere come il filo che ha costruito la nostra vita in qualche modo diventa sempre più chiaro, più limpido, e abbiamo bisogno di adattarci a poter rimaneggiare in qualche modo gli eventi in modo che collimino meglio. Questo vuol semplicemente dire che per guardare in avanti durante l'invecchiamento o dopo il pensionamento, dopo gli 80 anni, è sempre difficile dire quando si invecchia, quello che diventa centrale è la possibilità di raccontarsi una storia che abbia coerenza con quello che ci sentiamo in questo momento. Altrimenti c'è sofferenza, altrimenti c'è dolore, a questo punto qualche cosa non funziona. Questo vai e vieni dal passato al presente e il proiettarci in avanti, sia per quel che riguarda la nostra storia, sia per quel che riguarda i nostri discendenti, ha una caratteristica fondamentale. È proprio quella caratteristica che ha costituito il nucleo della mia vita. E man mano che vado avanti e me la racconto, vedo come un grande ricamo che diventa sempre più chiaro. Un grande ricamo che è il ricamo della mia vita e che in qualche modo mi permette di ritrovarmi, di risituarmi, perché se adesso incontro una difficoltà, so che nel passato ne avevo incontrate. Come ho fatto nel passato a superare quella difficoltà, a fare quel pezzo del mio ricamo? E quindi ho imparato, e raccontandomi e ascoltandomi raccontare agli altri, perché anche questo è importante, che ci siano degli altri che ascoltano la mia storia oltre che a raccontarla a me, posso da lì recuperare il modo per cucire dei nuovi punti e per poter andare avanti sempre con più agilità in qualche modo.